Bella ragazzi, sono Beowulf e siete mercoledì. Questo significa che sono tornate le mini recensioni ed oggi parleremo di Mega Aquarium. Il Meteo del Giorno propone un gestionale di parchi acquatici che riporta subito alla mente gli albori di serie come Theme Park, naturalmente in chiave più moderna. Mega Aquarium offre al giocatore la possibilità di scegliere se lanciarsi subito nella modalità campagna oppure se avviare una partita completamente libera e personalizzabile. Lanciare il primo scenario della campagna permette di affrontare un pratico tutorial in-game che consente di prendere subito confidenza con le opzioni disponibili. E questo è bene perché nel tempo potremo fare di tutto, signori. Ed è proprio questa grande libertà concessa al giocatore che rende complicato riassumere in così poco tempo tutte le opportunità offerte da Mega Aquarium. Non solo avremo libera gestione della struttura intera, completamente espandibile e modificabile, potremo creare stanzoni ben separati, avere un unico immenso capannone, oppure magari un dedalo di corridoio, ognuno con la sua bella teca pesciosa esposta al pubblico, ma potremo anche gestire lo staff, la vendita di opuscoli pubblicitari, piazzare macchinette di cibo e bevande, i servizi pubblici. Le panchine, credetemi, bella gente, quando vi dico che le possibilità offerte sono davvero, davvero tante. Naturalmente, il cuore di questo gestionale è rappresentato dagli abitanti del mondo sommerso e la relativa cura, ed è proprio in questo aspetto che Mega Aquarium eccelle e stupisce. Se vi aspettate di creare una teca e schiaffarci dentro un paio di pesci, con magari due sassolini per bellezza, beh, vi state sbagliando di grosso. Ogni singolo pesce possiede caratteristiche ben definite, ha bisogno di una certa temperatura e di una certa pulizia dell'acqua per poter sopravvivere, avrà la sua tipologia di cibo e le sue necessità residenziali. Alcuni pesci prosperano solo al buio, altri necessitano di luce, altri ancora di posti in cui nascondersi o di una determinata vegetazione in cui riposarsi. Ma non solo, alcuni pesci devono vivere in gruppo, altri non possono stare con i propri simili, altri ancora sono flaggati come bulli e quindi non possono coesistere con alcuni pesci più miti, senza contare il fatto che alcuni pesci si nutriranno di pesci più piccoli e quindi anche la stazza stessa dei pesci, insieme a tutti gli altri fattori, sarà da considerare nel momento in cui si andrà a creare un acquario. Graficamente parlando, il titolo offre un look cartunesco e ben realizzato, e tutto sembra molto chiaro e complessivamente soddisfacente. Anche l'audio di gioco, sebbene non troppo vario, permette al giocatore di immergersi, è il caso di dirlo, in questo gestionale. Bene così. Ma certamente il gameplay proposto, la sua profondità e le opzioni offerte ad essere l'aspetto meglio realizzato del titolo. Le opzioni sono appunto tante, tutte logiche e ben realizzate. La modalità campagna permette di approcciare con il giusto tempo alle varie novità, propone obiettivi da raggiungere, upgrade da sbloccare, missioni che spezzeranno un titolo altrimenti afflitto da un filo di monotonia tipico del genere. Un applauso poi alla possibilità di entrare nel proprio acquario e quindi visitarlo come se fossimo clienti. Davvero bellissimo, complimenti, ci tenevo a sottolinearlo. Ed invece, che difettini troviamo? In realtà occorre essere davvero pignoli per trovare qualche aspetto negativo in questo gioco. Sicuramente i gestionali godono di un pericolo monotonia che è sempre dietro l'angolo, ma varia da persona a persona e di certo Mega Aquarium fa di tutto per evitarlo. Andando a spaccare il capello, posso dire che forse le strutture si rompono un filo troppo facilmente e che probabilmente si guadagna troppo e troppo in fretta. Può sembrare un controsenso, ma in realtà una maggiore difficoltà economica potrebbe donare una soddisfazione più elevata nel poter sbloccare ciò che desideriamo. Invece, salvo spese folli ed immotivate, ci si trova quasi sempre sommersi nell'oro e quindi subito accontentati nel voler apportare la miglioria che avevamo in mente. Mega Aquarium è un titolo divertente, ottimamente realizzato e che a mio avviso un appassionato del genere non deve assolutamente farsi sfuggire. Sviluppato dai ragazzi della Twice Circle e proposto su Steam a 20,99 €, io vi dico che li vale tutti. Non mi rimane altro da dire su questo titolo. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao!